Hai guardato tutti i video sulla R Moscia del mio canale, sostituendo tutte le R con delle D e provaci anche con la punta di una matita o di una penna in bocca in questo modo. Hai guardato tutti i video su come correggere la R Moscia di tutti i canali YouTube. Nonostante tutto, la tua pronuncia di questa consonante vibrante alveolare è ancora lontana dall'essere perfetta. Proviamo a fare un passo in più. Infatti non basta fare tla, tla, tla. Quando hai trovato la pronuncia della tua R, occorre allenarsi su parole concrete. In questo video imparerai ad allenare la tua R nuova di zecca su parole molto semplici che ne allenano l'articolazione. Già lo sai quello che devi fare. Non costringermi a ripetere sempre le stesse cose. Lo so che lo dico sempre, ho anche ragione. Se sei qui, significa che hai già visto i miei precedenti video su come correggere la R Moscia. Se invece non li hai ancora visti, ferma tutto e riparti dall'inizio. Qui sopra puoi trovare il video che ti spiega un sacco di cose su questa difficile consonante. Prima che inizino le polemiche, è meglio fare subito un chiarimento. Io non sono logopedista. Sono soltanto insegnante di dizione e recitazione. Che lavoro schifoso! Però ho avuto la R Moscia fino a 30 anni quasi, quindi ho provato sulla mia pelle cosa significa provare a risolvere questo difficile problema anche in età avanzata. E ti assicuro che si può fare. Io però un salto da logopedista lo farei, anche per avere la certezza di non avere problemi di tipo fisiologico, come per esempio il frenulo molto molto corto. Inizieremo con l'inserire la nostra R nuova di zecca quasi all'inizio di alcune parole, preceduta soltanto dalla consonante T, che ci darà la spinta per la pronuncia della nostra R. Inoltre la faremo seguire da vocali anteriori come la I o come la E chiusa, in modo da concentrare la nostra emissione proprio in quel punto preciso. Mi prendo la licenza di pronunciare alcune parole chiuse, anche se dovrebbero essere aperte, e anche di inventare qualche parola. Chiaramente la R che devi cercare di pronunciare è quella giusta. Tri, trito, trita, tritato, trillo, trillare, trillione, trino, trincio, trinità, triste, trinaia, triduo, tritone, tritico, trincato e tridenti. Come hai sentito, sono tutte parole in cui si susseguono tre lettere, T, R e D. Non capisco perché non posso esercitarmi mettendo la R nelle parole che voglio io. Per esempio, non so perché non posso dire gracchiare oppure craccare oppure gringot. Ma è semplice, mio caro, perché una parola come gratitudine è già difficile da pronunciare per uno che ha una R perfetta. Si passa da una velare a un alveolare, in men che non si dica, e occorre essere un po' pratici. Alla Gringot, la banca dei maghi, non c'è posto più sicuro, non c'è. Non tutte le parole sono uguali, e infatti quando siamo bambini iniziamo a inserire la R corretta proprio in corrispondenza delle parole che iniziano con la T. E perché devo far seguire la R da una I e non per esempio da una U? Questa cosa viene da un ragionamento un po' empirico, ma comunque condivisibile. Uè, parla come mangi. Chiedo scusa, cerchiamo di farci capire, altrimenti facciamo come Giampaolino. Che la corruzione è divenuta da fenomeno burocratico pulviscolare fenomeno politico amministrativo sistemico. Il ragionamento e l'esperienza che mi suggeriscono di farti provare le parole che hanno una I oppure una E subito dopo il TR sono queste. Entrambe queste vocali, la I e la E chiusa, sono vocali anteriori alte. Anzi, per la precisione, la I è una anteriore alta, mentre la E è una anteriore medio alta. Stiamo parlando della E di questo e quello. Ah, perché si dice questo? Come sarebbe a dire che pensavi si dicesse questo e quello? Vai immediatamente a vedere questo video. Questo significa che vanno a risuonare davanti e in alto, proprio nelle vicinanze della vibrazione della lingua durante la R. Che nell'emissione di queste vocali la lingua è un po' sollevata. Inoltre l'apertura della mandibola, soprattutto nell'emissione della I, è molto simile all'apertura che si ha nell'emissione della R. Questa è la mascella.
Questa che si muove è la mandibola. Per emettere una buona R, la lingua deve essere decisamente in buona forma. Ho già pubblicato un video di esercizi non per la lingua, ma per le labbra, lo puoi trovare qui. E presto pubblicherò un video di esercizi per la lingua, lo potrai trovare qui. Ma non c'è mica niente. Certo che non c'è nulla, ho detto presto, non prestissimo. Le parole che ti ho indicato, inoltre quelle più lunghe, tendono a mantenere la lingua in prossimità degli alveoli. Trito, trillo, trinità. Lo senti? Dopo l'iniziale tri trovi ancora t, oppure l, oppure n. Ma andiamo a vedere la seconda lista di parole su cui ti puoi esercitare, quelle con tr più e chiusa. Tre, trenta, tredici, trenetta, tresca, trebbia, trebbo, treccia, trefolo, treggia, treggua, tremato, tremendo, tremila, tremori. Esercitati anche con queste. Magari le copio e le incollo nella descrizione del video qui sotto in modo che te le puoi scopiazzare e tenere a portata di mano per i tuoi esercizi. Fammi sapere nei commenti se hai qualche domanda, se e come ti stai esercitando e soprattutto come sta andando. Se c'ho voglia ti scrivo, altrimenti mi tengo la mia R. E se vuoi sapere come posso migliorare la tua dizione e la tua pronuncia, prenota un colloquio breve e gratuito via Skype. Mi puoi trovare su Instagram oppure sul sito web, come preferisci. Mi raccomando, un like al video, vai a vedere gli altri video sul canale e soprattutto iscriviti. Quello che devi fare, devi maestro di dizione, e devi allenarsi, avrebbe due L.